Mismatch. Hai mai sentito questo termine? Se hai parlato di lavoro almeno una volta in Italia, purtroppo la risposta è troppe volte, anche se non eri consapevole. Ok, si sa, in inglese è tutto più figo, ma in questo caso te la traduco io. Con mismatch si va a descrivere un insieme di occasioni mancate. Insomma, per tutte quelle persone che non trovano lavoro, sapevi che ci sono altrettante aziende che non trovano le figure che gli servono? Ecco, è questo il mismatch. In particolare in Italia oggi mancano migliaia di giovani specializzati in posizioni strategiche per i bisogni del paese. Forse lo avrai già capito, ma il mio scopo con questi vlog è sempre stato quello di far riflettere e dare uno spunto di riflessione. Proprio per questo voglio portarti alla scoperta di tutte quelle professioni super ricercate, nella speranza che un giorno magari qualche NEET possa... Ah, non sai che significa? Ok, ti traduco pure questa, che non diventi un'abitudine, eh? Oggi mi sento molto Alberto Angela. Allora, con il termine NEET vengono identificati tutti quei giovani che non studiano, non si formano e non lavorano. Oggi in Italia sono 3 milioni, tanti quanti gli abitanti di Roma. Ecco, dicevo, la mia speranza è che un giorno magari qualche NEET, vedendo un mio video, possa trovare la sua strada e, perché no, trovare quello che non sapeva che stava cercando. Ma anche evitare a chi sta ancora a scuola o all'università di trovarsi un giorno in quella condizione. Fortunatamente non sono solo, perché proprio in questi giorni sta prendendo forma Distretto Italia, un'iniziativa sostenuta da ben 40 tra aziende e altri enti e organizzazioni che fanno parte del consorzio Ellis, e che ha lo scopo nel breve periodo di orientare, formare e avviare al lavoro oltre 10.000 persone, e nel lungo quello di indirizzare i giovani verso quelli che saranno i trend futuri del mondo del lavoro, o almeno fargli sapere le cose come stanno, perché tante opportunità lavorative vengono perse perché non si conoscono, oppure si pensa di conoscerle, ma sulla base di pregiudizi. Ecco, inizia il mio viaggio in Italia per scoprire queste opportunità che per molti giovani oggi permettono un match tra realizzazione professionale e personale. Sì, insomma, come diceva Caparezza in una vecchia canzone, e che magari fa stare bene anche il prossimo, e per questo ci rendo orgogliosi. Ma non ci sono solo medici e infermieri che salvano la vita. Io mi sento fortunato perché ho sempre desiderato lavorare sul web, ma anche questo non sarebbe possibile senza qualcuno che fisicamente porti l'energia elettrica e la connessione in casa o in ufficio. E magari a queste persone fa stare bene il fatto di aver dato la possibilità a tanti che come me lavorano con il web. Ma che c'è dietro la fibra ottica che ti arriva a casa? I posatori di fibra ottica. Ovvero ragazzi come Luca, Emanuele e Tiziano a cui mi sono aggregato durante un'uscita serale. Insomma, questo mestiere promette bene. Ti permette ad esempio di avere il tempo libero per coltivare le amicizie e per le uscite serali. Dopo una serata passata insieme ci diamo appuntamento la mattina dopo per vivere una loro giornata tipo. Andiamo a vedere. Di cosa ti occupi? Ah, io mi occupo di fibra ottica, okay. soprattutto di giunzione. Poi a volte capita anche di fare qualche altro tipo di lavoro, come posare un cavo. Giunge dei punti, okay. E porta alimentazione, porta la fibra fino alle case delle persone. Quanto guadagni? Guarda, io minimo ho preso sui 1.700-1.800. Minimo? Sì. Quali sono i vantaggi del tuo lavoro? Guarda, i vantaggi del mio lavoro è proprio il fatto di stare sabato e domenica a casa. Beh, è un vantaggio grandissimo. Il tuo lavoro ti rende felice? Mi rende molto felice, perché per tutte queste piccole motivazioni, il fatto di stare sabato e domenica con la mia famiglia, il fatto di prendere uno stipendio buono, che al giorno d'oggi non è scontato. Il nostro lavoro ci permette anche di viaggiare, che è una cosa importantissima. Andare fuori e confrontarti con altre persone ti rende una persona migliore, soprattutto in primis a te. Quali progetti personali ti sta permettendo di fare il tuo lavoro? Sta permettendo di prendere un mutuo, di mandare avanti una famiglia, di fare sempre con sacrifici, perché non è tutto facile come sembra. Guarda, io vengo da un mondo totalmente diverso da questo. Okay. Ho fatto l'alberghiero, avendo lavoravo in un catering, ci ho lavorato per 10 anni. Poi tramite Luca, il ragazzo di prima che siamo cresciuti insieme, il mio migliore amico, mi ha portato, diciamo, un giorno così quasi per scherzo: vieni a lavorare con me. E in poco tempo sono riuscito ad entrare in questo mondo. Comunque puoi crearti altri hobby, altre cose, conoscere persone, uscire, organizzare i fine settimana. Hai una vita privata. Hai una vita. Il tuo lavoro ti rende felice. Abbiamo studiato per fare questo. Trovare il riscontro della tua fatica per entrare ti rende felice. Qualche giorno dopo aver lasciato Luca, Tiziano ed Emanuele, sono stato invitato al CEO Meeting di Distretto Italia. E oltre a disturbare diverse figure di spicco come Pietro Kum, il CEO di Elis, e Roberto Tomasi, il CEO di Autostrade per l'Italia, è successa un'altra cosa che vi racconto dopo. Come nasce Distretto Italia?
Allora, Distretto Italia nasce su un'idea molto semplice: creare opportunità per giovani che non conoscono i mestieri di cui le aziende hanno bisogno, e allora devono avere qualcuno che glieli spieghi, glieli racconti. È quello un po' che stai facendo anche tu. Come nasce la scuola dei mestieri? Beh, la scuola dei mestieri nasce da una necessità. In realtà, poi confrontandoci con altre società ci siamo resi conto che era una necessità di tutti, e quindi abbiamo capito che era opportuno forse fare gruppo e far nascere una scuola dei mestieri per formare non solo i nostri giovani, ma diciamo così i lavoratori del futuro. Dicevo, successivamente, come da programma, sono stati presentati i primi minuti di questo video, con una piccola sorpresa finale. Manca qualcosa che rappresenti davvero Distretto Italia. Mancate voi. Se volete vedere il video definitivo dovete attendere un pochino, perché lo sto girando ora. Guardatevi intorno. Esatto, lo sto girando ora, quindi... E visto che la cosa mi ha particolarmente casato, ho deciso di salire sul palco per rubare qualche inquadratura. Anche se la cosa è degenerata e mi sono ritrovato con un microfono sul palco. Vabbè. Ma in realtà... E ho addirittura detto cose sensate. Incredibile. Però sai, io non sono brava come te. Cosa diciamo a tutti quei ragazzi che non hanno ancora trovato il loro posto nel mondo? Bisogna mettersi in gioco, che stare alla finestra sicuramente non premia, che ci sono tanti modi di coltivare i propri talenti, ma la cosa più importante è crederci. Ma torniamo a noi. Da chi connette le città, le regioni, il mondo, a chi da queste connessioni crea cose pazzesche? I tecnici programmatori del software che creano e fanno funzionare le app e i programmi che usiamo quotidianamente per lavorare, giocare, svagarci e essere felici. In cosa consiste il tuo lavoro? Prevalentemente nella, diciamo, creazione di applicazioni gestionali, siti internet, quindi tutto quello che riguarda il mondo del web. Come ti sei approcciata a questo mondo? Alle superiori, durante informatica, vedevo che comunque me la cavavo e mi piaceva. Mi sono detta, ma io voglio fare un lavoro che mi piace. Dove ti vedi tra 10 anni? Io spero di essere ancora in questo settore, ma di lavorare in smart working in qualche posto caraibico, non lo so. Che figata. O la Spagna anche. Mi ha stupito scoprire come tutte queste professioni tecnico-pratiche permettono ai più giovani di realizzarsi e di ottenere un lavoro stabile e ben pagato. Professioni spesso considerate di serie B, delle seconde scelte obbligate, ma che in realtà danno molta più stabilità e soddisfazione di tanti percorsi professionali più classici. Distretto Italia vuole colmare il mismatch tra domanda di lavoro e l'offerta delle aziende. Con la scuola dei mestieri risponde ai problemi di oggi, ma pensa anche a quelli di domani, con iniziative come la scuola per la scuola e officine di futuro, contribuendo così allo sviluppo di PCTO utili e sicuri per gli studenti, ma anche di attività di formazione per docenti, orientatori e famiglie, cioè le persone che più di tutte partecipano alle scelte degli studenti. Perché è importante da ora fare scelte consapevoli e studiare e specializzarsi su cose che le aziende cercano e cercheranno in futuro. Pensaci, se 10 anni fa avessimo iniziato a studiare per sviluppare intelligenza artificiale, ora staresti più che a posto, no? E oggi le figure che abbiamo visto prima servono più che mai, persone che hanno una competenza specifica e che al contempo soddisfano un bisogno collettivo più grande. Si può chiedere di più? È nostro compito fare qualcosa per promuovere queste professioni pazzesche che possono realmente dare un valore aggiunto al nostro paese che, diciamolo, non è perfetto. Ma se riuscissimo a correggere il tiro e trasformare mismatch in un match point, invertendo il processo, non solo per noi ma per chi verrà dopo di noi, allora magari un giorno alla domanda cos'è per te la felicità potrebbe venirti in mente anche la frase lavorare in Italia. Se vuoi approfondire, ti lascio un link in descrizione che ti permette di scoprire di più su Distretto Italia e la scuola dei mestieri. Purtroppo in un solo video non si possono raccontare tutti. Fossi in te, gli darei un'occhiata. E... finito. Insomma? No, bello, però si possono raccontare tutti. Eh sì. Ci vorrebbe una serie.